Il lieto fine esiste? E se esiste, è un bene, un valore al quale è lecito pensare di dover ambire giorno dopo giorno? Ciao e bentornati sul canale Alex Eastern. Il libro del quale parliamo oggi è L'orlo argenteo delle nuvole o Il lato positivo di Matthew Quick. Pat finalmente esce dal manicomio, o il postaccio, come lo chiama lui. Viene dimesso e consegnato alla madre, che lo porterà a casa, appunto, dove vive col marito, e Pat dovrà portare avanti il proprio percorso di cura, di ripresa. Questo ragazzo ha una visione estremamente ottimistica e positiva della vita. Vuole migliorare se stesso, la propria condizione fisica e anche incrementare le proprie nozioni culturali. Tutto questo però non per se stesso, ma al fine di riconquistare la moglie Nikki. La situazione a casa, tuttavia, non è semplice, perché se la madre è estremamente accogliente e benevola nei suoi confronti, il padre è freddo, burbero, scontroso, sembra veramente non volerlo in casa. La prima visita obbligatoria al dottor Patel, l'analista dal quale Pat è obbligato ad andare, questa prima visita, dicevo, ci fa conoscere quello che è il grande demone di Pat, ovvero una canzone, Songbird di Kenny G. Una canzone che quando ascolta gli fa perdere completamente la testa, ha scatti d'ira davvero violenti, tant'è che quasi mette a suo quadro lo studio del dottore. Il primo tragico e forte impatto con la realtà avviene nel weekend, quando Pat con il padre e il fratello si ritrovano per vedere la partita degli Eagles, dei quali sono grandi appassionati. E guardando questa partita, guardando appunto che i giocatori sono cambiati e che gli Eagles lavorano in uno stadio diverso, viene fatto presente a Pat che lui non è rimasto nel postaccio quei 3-4 mesi che crede, ma sono passati addirittura 4 anni. Questo comporta ovviamente grandi scatti d'ira, grande ansia e addirittura un momento abbastanza tragico nel quale si mette le mani addosso col padre e con la madre. Conosciamo poi anche Ronnie, un grande amico di Pat. Dimesso e succube marito di Veronica, la quale lo invita a cena, cena alla quale ci sarà anche Tiffany, sorella di Veronica e vedova di Tommy. Sarà una cena abbastanza imbarazzante, perché di fatto le uniche persone che parlano, che interagiscono, sono Ronnie e sua moglie Veronica. Pat e Tiffany rimangono zitti, sono veramente isolati ognuno nella propria bolla e va avanti così fino al termine della cena, quando Tiffany chiede a Pat di accompagnarla a casa. Ah, sulla porta della casa dei genitori di Tiffany, dai quali lei vive, perché aprendo una parentesi, ci viene detto che anche Tiffany, a causa dell'evento tragico che le ha portato via il marito, ha seguito e sta seguendo un percorso di analisi. Comunque, davanti alla porta di casa, Tiffany si offre del sesso a Pat, il quale però rifiuta anche seccamente, le dice: "Io sono sposato, non verrò a letto con te." Ed è in quel momento che i due hanno un momento di intimità, perché lei scoppia a piangere, lo abbraccia, lo stringe forte e anche lui in quel momento si sente toccato sul vivo e finisce a piangere. Piangono assieme fin quando lei, senza dire nulla, non lo lascia e se ne va a casa. Sarà nella seguente visita col dottor Patel che a Pat viene proposta questa idea, ovvero che lei magari può aver sbagliato nei modi, può aver sbagliato ad offrirgli del sesso, ma magari lei stava semplicemente cercando un amico, qualcuno col quale confidarsi, qualcuno di affine. E viene fatto notare a Pat che magari un'amicizia, qualcuno di simile a lui, qualcuno che possa essere in una condizione equiparabile alla sua, a Pat potrebbe servire una persona di questo tipo. Pat potrebbe aver bisogno di un'amicizia. È così che Pat, durante i suoi allenamenti, perché lui va a correre ogni giorno e ogni giorno, da quando l'ha incontrata, trova Tiffany che lo accompagna. Fanno queste corse in grandi silenzi fin quando lui non decide di invitarla a cena ad una tavola calda, una cena durante la quale mangeranno latte e cereali e berranno un tè, si scambieranno pochissime parole e basta. Nel corso del libro ci saranno diversi episodi nei quali ci viene proposta in maniera
più o meno evidente quella che è l'affinità tra questi due personaggi. C'è una gita al mare co sempre con Ronnie e Veronica, c'è un andare allo stadio di patto col fratello, durante l'attesa per la partita vengono coinvolti in una rissa, ci sono vari episodi. Tiffany è quasi sempre presente e ogni volta diventa lampante questa loro affinità che non ha bisogno di parole. Ovviamente, è un rapporto dove però non mancano gli scontri, le poche volte in cui interagiscono, sì, non è così semplice. Tiffany arriva anche ad insultare la moglie Nikki di Pat dicendogli: questa donna non c'è, tu stai inseguendo un fantasma, tu sei dietro ad una persona che non c'è, quasi non esiste. E lui va fuori di testa perché non è in grado di accettarlo. La componente ossessiva di Pat nei confronti della moglie è veramente forte. E quando lei si permette di parlarne, lui perde un po' il controllo. In ogni caso, arriviamo finalmente al punto di svolta della storia, ovvero Tiffany propone a Pat di partecipare assieme a lei ad una gara di ballo. Lo farà in cambio di essere il tramite tra lui e Nikki. Propone a Pat di scrivere delle lettere che lei leggerà al telefono a Nikki e viceversa. È a questo punto poi che cominciamo a scoprire un po' di cose rispetto al passato di Pat. Scopriamo infatti che c'è un'ingiunzione che proibisce a lui di avvicinarsi a tot metri da Nikki, ma anche il contrario. Anche Nikki non può avvicinarsi a lui e cominciamo veramente a domandarci insistentemente cosa diavolo sia successo. In ogni caso, Pat accetta di aiutare Tiffany, quindi passerà delle settimane senza mai guardare gli Eagles, senza mai parlarne, e trascorrerà tutto il tempo a sua disposizione con lei ad allenarsi in questa coreografia che dovranno portare a questo ballo. Queste prove vanno avanti velocemente e in poche pagine ci ritroviamo finalmente al concorso che, sulle note di Bonnie Tyler con Total Eclipse of the Heart, stravinceranno. A questo punto inizia una fase diversa del libro, diventa quasi un romanzo epistolare perché abbiamo da una parte le lettere di Pat e dall'altra le risposte di Nikki. Se però Nikki cerca di essere molto chiara e sempre più esplicita man mano che lo scambio va avanti, lei insomma cerca di dirgli: basta, devi fartene una ragione, io non tornerò mai da te. Nonostante questo però l'ossessione di Pat è talmente forte che non è in grado di accettare neanche l'evidenza. Lui continua ad essere certo del fatto che prima o poi torneranno assieme. Ed è a questo punto che arriva la grande confessione, ovvero Tiffany rivela a Pat di essere stata lei a scrivere quelle lettere, che Nikki non c'è, non è mai stata tirata in ballo, non l'ha mai neanche contattata, Nikki non sa niente. Per Pat questo ovviamente è un colpo terribile. Crolla, se ne va in lacrime ed è portato a detestare la figura di questa donna che dal suo punto di vista lo ha ingannato, lo ha preso in giro e gli ha fatto del male, cosa che è condivisa da tutti i membri della sua famiglia e anche da Ronnie, il quale la affronta e le dice: non permetterti mai più di fare una roba del genere, lascia stare il mio amico, sparisci dalla sua vita. Ci sarà quindi un'ultima lettera di Tiffany a Pat, durante la quale lei racconta il come Tommy, suo ex marito, sia morto, il come lei si sia ritrovata vedova e del perché ha fatto ciò che ha fatto. Lei gli dice che voleva essergli utile, voleva aiutarlo a mettere un punto alla situazione con sua moglie, voleva aiutarlo a voltare pagina perché lei è innamorata di Pat e finalmente riesce a confessarlo. Questa lettera in qualche modo aiuta anche Pat a sbloccarsi, a capire cos'è che ha rimosso per tanto tempo, cosa c'è in quel buco di tempo che non riesce a ricordare. E ricorda che quando ancora era sposato, prima del postaccio, ricorda di essere tornato un giorno a casa, di aver trovato lo stereo acceso con la musica di Kenny G, Songbird, e di aver sorpreso la moglie Nikki a letto con l'amante, o meglio in doccia con l'amante. Ma non divaghiamo, li sorprende e picchia selvaggiamente l'amante di lei, la quale per fermarlo gli rompe, se non ricordo male, uno stereo in testa, ha un trauma cranico e finisce quindi al manicomio. Nelle ultime pagine del libro assistiamo finalmente all'incontro tra Pat e Tiffany, che si trovano sotto le stelle, si stringono in un tenero abbraccio e Pat in qualche modo capisce che tutto sommato questa donna di nome Tiffany, con tutti i suoi problemi, con tutti i suoi complessi, e
con tutta la bontà che ha dimostrato a modo suo, al netto di tutto questo, Tiffany potrebbe essere la persona migliore da avere al proprio fianco. Allora, cominciamo col dire che il libro a me è piaciuto davvero tanto. L'ho trovato bello, scorrevole, un ritmo veramente molto veloce, è scritto in prima persona come un diario, per cui l'ho trovato coinvolgente fin da subito. Il tema onnipresente della sanità mentale è molto affascinante e molto attuale. L'ho trovato davvero una tematica interessante all'interno di una storia d'amore così strana, così particolare, anche perché la componente ossessiva di Pat nei confronti della moglie, dell'ex moglie, è davvero presente ed è davvero forte, perché ogni minima azione di Pat viene ricondotta a lei. Lui non può muovere un passo senza che in qualche modo la figura dell'ex moglie sia presente. Fa anche sorridere il fatto che se Pat ha un'ossessione patologica per l'ex moglie, sembra che tutti gli altri, personaggi di sesso maschile all'interno del libro ce l'abbiano per gli Eagles, ma quella è un'ossessione socialmente accettata. L'ho trovata una bella storia d'amore, non banale, mai scontata, soprattutto per come queste due figure riescono a comunicare tra di loro in maniera non verbale. Riescono a comunicare tramite un canale sottile che è incomprensibile per tutte le persone che hanno attorno, che riempiono l'aria dei loro bla bla bla, mentre queste due persone riescono a fare dialoghi infiniti semplicemente correndo l'uno di fianco all'altra. Ho trovato anche molto piacevole questa filosofia positiva di Pat nel voler cercare il lieto fine, nel voler vedere il bello quasi in tutte le cose. Nonostante questo, però, per fortuna, il libro, la narrazione, la vita, l'universo che orbita attorno a lui, gli ricorda anche che sì, è giusto battersi per il lieto fine, ma comunque alle volte la vita è ingiusta a prescindere. Spendiamo ora però qualche parola anche rispetto al film che è stato tratto da questo libro, per la regia di David O. Russell, che è uscito nel 2012, se non sbaglio, col titolo Il lato positivo. Diciamo subito che la regia è ottima, la sceneggiatura è buona, gli interpreti eccellenti, il film nel complesso mi è piaciuto. Però, diciamo che la storia è diversa. È più incentrata su un filone della commedia americana, per intenderci. È sicuramente molto più superficiale e il tema è affrontato in maniera molto meno profonda, tanto da necessitare l'aggiunta di personaggi che non esistevano o alla necessità di metterne in risalto altri che erano assolutamente marginali. Il risultato è comunque gradevole perché stiamo parlando, sì, di una commedia romantica. Diversa dalle altre, però lasciatemelo dire, incredibilmente scontata. E poi voglio aprire una parentesi molto personale perché i personaggi che più di tutti mi hanno deluso nella trasposizione sono i genitori di Pat che, pur essendo nel libro dei personaggi sì marginali, ma neanche tanto, ma comunque con una componente umana, erano strutturati in maniera molto forte, erano molto solidi, nel film sono delle macchiette ridicole. Robert De Niro, che è un attore eccezionale, si è ritrovato a dover interpretare un personaggio che, se paragonato con quello del libro, ne esce malissimo, risulta veramente un uomo capriccioso, petulante, ossessionato alla follia con questi maledetti Eagles, e anche nelle scene che dovrebbero essere drammatiche, risulta credibile fino a un certo punto. A peggiorare il tutto c'è ovviamente il doppiaggio. Perché se Christian Yansante e Alessia Mendola hanno fatto un lavoro eccellente con i personaggi di Pat e di Tiffany, interpretati da Bradley Cooper e da Jennifer Lawrence, per quello che riguarda il doppiaggio dei genitori, ecco, sono tutte opinioni molto personali le mie, ma lasciatemelo dire, volevo mettermi le mani nei capelli. Il film l'ho visto in lingua originale e ho apprezzato molto certe componenti che nella traduzione, nel doppiaggio, non ci sono parti drammatiche, risultano macchiettistiche, grottesche e ridicole, cioè la mamma sembra una pazza pure lei. E anche il doppiaggio di Robert De Niro mi ha lasciato molto a desiderare, perché anche in quelle due scene, ripeto, in cui doveva esserci una componente drammatica, in cui finalmente padre e figlio si parlano, in lingua originale
pur essendo al limite, però c'era quella componente dove dici, ok, quest'uomo sta facendo uno sforzo nei confronti del figlio, è uno sforzo genuino, che può risultare folle per la sua visione, per il disegno che ha in mente, ma a livello emotivo senti che c'è una coerenza. Col doppiaggio questa cosa si perde completamente e in alcune scene sembrava veramente che fosse un bambino petulante che cerca di ottenere quello che vuole raccontandoti la storia dell'orso. Concludiamo il raffronto tra libro e film dicendo che sono la stessa storia sviluppata però in modo completamente diverso. Io personalmente devo dire, avevo visto il film prima del libro, ma letta la componente cartacea, devo dire che preferisco di gran lunga il libro. È meno banale, meno scontato e soprattutto va molto più in profondità sulle tematiche della sanità mentale, dell'amore, di quanto possa essere complicato. Bene, anche oggi siamo arrivati alla fine. Se il video vi è piaciuto, ricordatevi di mettere mi piace. Se avete delle considerazioni da fare, scrivete un commento, sicuramente vi risponderò. Ciao, buona giornata, al prossimo video!